Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, seconda parte del primo round di campionato. Settimana scorsa, ovvero lunedì 1 maggio, ci eravamo lasciati con prove libere e Super Pole. Abbiamo fatto la Super Pole 1 e la Super Pole 2 perché non ci siamo qualificati direttamente per la Super Pole 2 nelle prove libere. E oggi, lunedì 8, riprendiamo il weekend, quindi gara 1 e gara 2, poi eventualmente, come nel video scorso vi avevo già detto, ogni lunedì ci sarà un episodio sul campionato con De Angelis, quindi non perdiamo tempo e scendiamo in pista con 5 giri, difficoltà difficile, e partiamo dalla pole position. E poi, come vi avevo già detto nel video scorso di Superbike, questa stagione sarà molto simile a una stagione reale, quindi proprio simulata ai minimi dettagli. Quindi, se cadiamo e ci facciamo male, possiamo essere idonei per correre oppure possiamo essere non idonei per correre, quindi correremo o non correremo, dipende se durante il weekend facciamo una caduta brutta che ci potrà compromettere tutto il weekend. Queste cose spero non si avvereranno per la stagione, perché se no sarà un peso per tutto il campionato, un infortunio. Niente, griglia di partenza e partiamo. Griglia di partenza che vale anche per gara 2, quindi ve la dico adesso e poi non ve la dirò per gara 2. Quindi, Super Pole 2, De Angelis in pole position, poi Davis, Vandermeer, Ria, Sykes, Hayden, Giuliano, Camia, Torres, Savadori, Foré, Ritterberger, Lintoli, Lowes, Brooks, Abram, Todd, Ramos, Hook, Alsuleiti, Sebastien, Schmitter, Barrier, Menghi. Scusate il singhiozzo. Niente, si può partire. È partito il primo Gran Premio della stagione con una buona partenza di De Angelis, con qualche impennatina di troppo, però riesce a mantenere la testa della corsa. Allarga leggermente, però è la traiettoria per questa curva. È già messo tra gli inseguitori un minimo margine, un secondo e tre, però come ben sappiamo questo primo distacco qui di un secondino e due, tre è fasullo perché al tornantino si fanno molto sotto gli avversari quindi ritornano sotto e si possono attaccare. Sbagliamo la 9, perdiamo una marea di posizioni. Bisogna stare attenti qui alle cadute, perché se cadiamo una volta o due vale il ritiro, quindi attenzione. Con un gran triplo quadruplo sorpasso in una curva ai danni di Ria, Vandermark e Davis, credo, però sul rettilineo la Aprilia va meno e Honda, Kawasaki, Ducati, che sono le più importanti, le più forti, sverniciano l'Aprilia.
Però siamo secondi. Qua quella onda lì è un po' buggata, perché come abbia fatto non si sa a prendersi il primo posto così. Però non molliamo, proviamo a recuperare quel distacco che c'è a dividere la Honda da De Angelis. Non è ancora finita la gara, sono altri 3 giri. E credo che questa Honda qui sia Aiden. Qua la grafica dice De Angelis primo e De Angelis secondo. Si deve ancora aggiornare. Questo è il nostro settore a favore. Rettilineo e prime due curve. Guardate come le fa. Veramente da esterno, tutto piegato. Secondo me non frena neanche. Però siamo usciti meglio noi, con anche il rischio di perdere la posizione da Sykes. Abbiamo recuperato tutto il distacco che avevamo e adesso siamo in 3. Siamo... e qua cadiamo. Bisogna vedere se la moto funziona. Lasciamo sfilare gli altri perché non abbiamo ancora ripreso la moto bene, non la sentiamo ancora tra le nostre mani. Ok, la moto pare funzioni. Funziona anche troppo bene. No, non funziona, rettifico, non funziona. Quindi niente, gara 1 termina qui. Purtroppo termina qui. E ci ritiriamo. Comunque guardate dove siamo finiti adesso. Nello sfondo, vabbè, comunque vince Sykes, secondo Aiden. Alla fine, dopo la caduta, è riuscito a ottenere il secondo posto. E purtroppo, per noi, non siamo riusciti invece a concludere la gara. Colpa nostra, volevamo resistere su Sykes. E quando Sykes ha passato Aiden, noi abbiamo provato a seguire Sykes e abbiamo centrato il povero Aiden e quindi siamo caduti entrambi. Comunque, buon podio anche per Fauré, che ottiene un terzo posto per il team Ducati Barni. Poi Camier, Savadori, almeno lui porta a casa 11 punti per l'Aprilia. E Davis, Vandermark, molto male a Ria, e anche Vandermark. E poi cosa diciamo fare? Brooks qui le prime gare va sempre bene, anche Hook decimo, non è decimo, i due australiani, i due padroni di casa, se si può dire così, qua su questa pista. Lowes 11esimo, Torres 12esimo, Tot, Ramos, Minghi, Retterberger, Gintoli, Davide Giuliano molto male, 18esimo fuori dai punti. Però la prima gara. Poi Al-Sulaiti, Abram, Schmitter, Barrier, Sebastian e poi De Angelis.
Con De Angelis che per un secondo 86 non riesce a fare il miglior tempo della gara. Comunque, sì, i primi due hanno girato veramente forte. Veramente, veramente forte. E niente, ci vediamo per gara 2. Speriamo che gara 2 vada meglio rispetto a gara 1. Classifica di campionato che, vabbè, come l'ordine di arrivo di gara 1, visto che è la prima gara, Sykes è primo e De Angelis. Non c'è neanche De Angelis, dov'è? Ci mette in 17ª posizione. Non so perché, e siamo stati gli unici con il ritiro. Vabbè, cambia poco perché Reiterberger fino a Barrier hanno tutti 0 punti, quindi posizione più, posizione meno, non cambia niente. Mengi è l'ultimo che ha totalizzato dei punti, però Mengi non sarà per la lotta al mondiale. Non ha una moto che gli permette di essere lì a lottare per il mondiale, così come per Savadori e per il team Barney di Foret. Ha avuto fortuna, è stato bravo, magari avrà avuto la sua giornata ok qua, però gara 2 sarà diversa, o forse nelle prossime gare si potrà migliorare o potrà tornare un po' nella sua. Magari avrà avuto un buon assetto qua, anche grazie al fatto che noi ci siamo ritirati, quindi vabbè, chi lo sa. Ci vediamo per gara 2. Eccoci qua per gara 2. Ovviamente, siccome avevo fatto il campionato con Ria, avevo messo 3 giri medie per tutto per tutte le gare, quindi cambiamo difficoltà e aggiungiamo 2 giri in più, quindi 3 giri più 2, quindi 5 giri con difficoltà difficile. In alto c'è lì da gara 1 24, non siamo arrivati 24esimi, ci siamo ritirati, però sì, siamo stati gli unici, quindi 24esimi. E niente, si parte per gara 2. Ovviamente, come già detto negli altri episodi di Superbike e delle varie carriere che abbiamo portato qui sul canale da 2 anni a questa parte, griglia di partenza di gara 2 è uguale a griglia di partenza di gara 1. Non c'è il cambio di posizioni dell'ordine d'arrivo di gara 1. Quindi, sempre pole position per De Angelis. È sempre ultima posizione per Menghi. Con il nostro compagno di squadra sempre decimo, Ria sempre quarto, Vandermark sempre terzo, Davis sempre secondo, Sykes il vincitore sempre quinto e Foret sempre undicesimo. Niente, si può partire. Un attimo. E prima della partenza faccio una piccola parentesi. Scrivetemi qui sotto in un commento per dire la vostra di come ne pensa, di cosa pensate di questa gara, come sia andata. Vabbè. Un'altra cosa, sempre nei commenti. Ditemi se volete il weekend di gara diviso in due, quindi qualifiche, prove libere. E in un video e la gara in un altro video, le gare. E in più, sempre dentro la parentesi, lasciate un bel mi piace per supportare la serie di Superbike 2016 con le carriere e condividete il video a chi volete e iscrivetevi e attivate la campanellina soprattutto. E questo perché dobbiamo raggiungere i 250 iscritti e siamo a 216. In più ho visto che dalle statistiche che
Chi guarda i video non è iscritto al canale, quindi se volete vi potete iscrivere per supportare anche il canale. E niente. Buona gara 2. Brutta partenza, impennata questa volta. Non è entrata la marcia. Vediamo se riuscirà De Angelis a recuperare più posizioni possibili. Sembrerebbe riuscirci in questo momento. Terza posizione, però la moto impenna molto, non ne vuole sapere di stare col muso per terra. Attenzione qui il tornantino che si infileranno tutti. Stocca finire larghi. E siamo in terza posizione. Sykes si pianta in uscita e lo passiamo. Adesso dobbiamo riprendere l'altra onda, che stavolta non è quella di Hayden, è quella invece del suo compagno di squadra Vandermark, e ci riusciamo alla 9. Riprendiamo il primo posto in gara, però bisogna stare attenti al tornantino qui in discesa, molto pericoloso. Se sbagli, pianti la faccia per terra, che equivale a cadere. Con il lungo, proprio in quel tornantino lì, perdiamo la posizione su Sykes, che ci ha passati, e adesso è davanti. E chiude lui il primo giro in testa. Poi ci hanno passate anche Torres, che poi l'abbiamo ripassato subito, e anche lo stesso Vandermark. Però qui è la nostra traiettoria, riusciamo a farla bene e recuperiamo tutto quello che avevamo di distacco, una piccola parte di distacco, e alla 3 ci buttiamo dentro. Attenzione qui alla 4 al tornantino, ripassa davanti Sykes e si affianca anche Torres. Lo passiamo alla 6, la Siberia credo, mezzo secondo già recuperato dopo il sorpasso. Bisogna stare attenti, specialmente qua. Non abbiamo però il vantaggio, cioè nel senso un vantaggio bello ampio. Da stare tranquilli, un secondo e 13 in staccata qua ci recupereranno tutto secondo me, o più avanti, quindi bisogna stare attenti. In realtà neanche tanto ci hanno recuperato bene, però qui sbagliamo. E si rifanno sotto. Attenzione qui allora, la 4, la Honda, curva Honda, o credo Miller, nuova denominazione di questa curva. Ci passa Vandermark e anche Torres. Proviamo a rispondere subito a Torres e ci riusciamo. Con la moto che impenna in uscita. E abbiamo un assetto sbagliato. Cioè, la moto si alza molto. Non ne voglio sapere di stare giù. Vediamo come e se riusciamo a tenere testa a Vandermark. Sul rettilineo non ci riusciamo. L'abbiamo affiancato, ma la Honda ha un buon motore e quindi ci ripassa davanti. Però qui nella nostra curva preferita di questa pista siamo troppo interni e sbagliamo.
si riallontana. Dobbiamo stare attenti anche alla seconda posizione adesso. Vediamo se riusciamo al tornantino. È difficile. Cadiamo. Però la moto va a differenza di gara 1. Non è una caduta compromettente. Ritorniamo secondi. E lo passiamo alla Stoner. Vandermark. Gran sorpasso. La moto ha subito solamente dei graffi alle carene. Quindi niente di che. Non siamo neanche andati nell'erba e nella ghiaia. Siamo rimasti a bordo pista. In questo punto qua. Quindi nessun danno con qualche sassolino incastrato in mezzo alle carene. E si chiude così l'ultimo giro con una vittoria sudata per De Angelis, però ne è valsa la pena. De Angelis quindi primo, poi Vandermark, Torres il podio, Sebastien, attenzione, quarto, con la Yamaha non ufficiale. Sykes, quinto, come è rimasto come in griglia di partenza. Quinto. Tot, anche lui, buona gara. Sesto. Kamiar, Foret, Ritterberger, Brooks, Hayden, Barrier, Ria, molto male. Anche il nostro compagno di squadra rispetto a gara 1. E chiude in 14ª posizione. Poi Abram, Ghintoli, Ramos, Menghi, Schmitter, Alsoleti. Hook, Giuliano ancora brutta gara. Anche Davis che arriva ultimo e Lowes 23esimo. Per 60 millesimi non riusciamo a fare il giro record, lo fa invece Vandermark, che è stato un cliente difficile per tutta la gara. Infatti è arrivato secondo a 1 secondo e 45. E anche Kammer, buona gara. È arrivato settimo, però ha fatto un buon tempo. E adesso siamo quarti a 25 punti a 11 da Sykes. Fermo a 36 punti dopo gli 11 punti guadagnati in questa gara 2. E classifica vede quindi Sykes davanti, Vandermark, Hayden e poi De Angelis. Niente, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, come detto all'inizio, prima della partenza, iscrivetevi così mi aiutate a supportare il canale e riusciamo ad arrivare anche a 250 iscritti. Attivate la campanellina così i video che usciranno in futuro non ve li potrete perdere. Commentate per dire la vostra e per dire se... cosa ne pensate se volete il weekend diviso tra qualifiche e prove?
libere e gare. Condividete il video e noi ci possiamo salutare alla prossima. Video di Superbike con la carriera lunedì prossimo. Poi eventualmente ci saranno, spero di riuscire a trovarmi con i tempi per portarvi dei video durante questa settimana. PTS, CTS, quello lì, quelle cose lì. Comunque, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto.